Questa operazione è possibile perché abbiamo lavorato su diversi piani. Abbiamo una task force di 15 persone che lavora direttamente a contatto con me per mettere in movimento il patrimonio immobiliare della difesa che non è più utile per la difesa. Abbiamo lavorato come squadra dello Stato insieme all'Agenzia del Demanio e a tutti gli attori interessati e abbiamo messo una serie di norme che possono agevolare queste operazioni, compreso una società in house della difesa, Difesa Servizi S.p.A., che consente di fare operazioni come quella dei Fari o come quella di quest'isola, cioè beni che possono essere messi in disponibilità per 50 anni, ma non potendo essere dismessi completamente, rimangono nella proprietà dello Stato. Quest'isola è un'isola meravigliosa, è la storia dei lagunari di Venezia. Noi vogliamo ovviamente che i lagunari rimangano a Venezia, così come vuole il sindaco di Venezia, ma abbiamo trovato una collocazione che consente di arrivare in laguna che non è su quest'isola. Quindi da 3 caserme, dove è adesso dislocato il reggimento, passeremo ad una sola, con risparmi di gestione per l'amministrazione della difesa, ma lasciando un bene straordinario nella disponibilità di progetti di cui può fruire la popolazione. Le caserme di cui noi parliamo sono una a Mestre, un'altra sulla laguna e un'altra sull'isola di Sant'Andrea o isola di Vignolo, visto che diciamo l'isola ha due nomi. Parliamo di Venezia, parliamo di un'isola che dista pochissimo dalla Basilica di San Marco, tanto per capirci, quindi un luogo meraviglioso, ma è un'isola che ha mantenuto una, per esempio, ha un parco molto ampio, perché sul fatto che è stata un'isola demanio militare è stata utilizzata solo dai lagunari e quindi è un'isola in qualche modo molto vergine anche dal punto di vista delle costruzioni. Ovviamente, essendo così vicina a Venezia, un polmone verde, un luogo ovviamente del motivo per cui oggi anche il MIBACT ha sottoscritto l'accordo, deve essere tutelato perché si tratta di un bene, di un'isola tutelata, c'è la possibilità comunque con quello che offre quest'isola di avere un utilizzo che consenta, quest'isola è stata fino ad ora soltanto a disposizione dei militari, perché appunto essendo un insediamento militare per motivi di sicurezza non poteva essere frequentata. Eliminando l'insediamento militare si apre a 1000 possibilità di valorizzazione, qua si tratterà diciamo di far lavorare la fantasia di chi ha delle idee, mantenendo però questo sì un'attenzione non solo ai beni culturali ma anche all'ambiente che è fondamentale in ogni luogo ma quanto mai a Venezia.